Io, signori, ve lo dico, secondo me è un qualcosa di carino, è un gesto di cuore che può essere fatto veramente in un modo semplice, con una donazione e magari cercando di far arrivare questo video oppure la foto che metterò su Instagram alla EA Sports. Io vi invito tutti quanti a farlo. Volevo anche interagire magari con altri youtuber che potevano appoggiare questa idea, perché secondo me... Giovani Gnurri, oggi ci troviamo davanti ad un video molto 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 serio. E bene a tutti, Giovani Gnurri, bentornati in questo nuovo video, ragazzuoli. Oggi, come avrete sentito nell'intro, siamo in un video molto ma molto particolare. La settimana scorsa, mi sembra, non mi ricordo precisamente, adesso andiamo a vedere subito praticamente, c'è stato un brutto evento, tra virgolette, perché c'è stata la morte del piccolo Bradley. Per chi non sapesse la storia del piccolo Bradley, praticamente era un grandissimo tifoso del Sunderland. Adesso tutti me starete vedendo delle immagini e delle foto dove praticamente vengono fatte le condoglianze e c'è, diciamo, questa sorta di dispiacere per la morte di questo bambino malato di cancro da moltissimo tempo. Bradley era un bambino che praticamente andava spessissimo allo stadio, perché veniva spesso accompagnato dai genitori, queste cose così, veniva portato allo stadio, spesso faceva delle entrate in campo con dei calciatori. Recentemente, circa 3 giorni fa mi sembra, no, domenica, scusate, scuola no grazie preferisco il calcio ha lanciato questa iniziativa che secondo me è un qualcosa di veramente veramente bello da fare. Mi piacerebbe che la prossima copertina del gioco di FIFA 18 invece di Cristiano Ronaldo ci fosse il piccolo Bradley. So che è qualcosa di difficile, ma insieme possiamo farcela. Se anche tu vuoi questo, vabbè, metti mi piace e condividi. Ovviamente, signori, la pagina che ha lanciato questa iniziativa ha provato a diffondere questa notizia su tutti i social, ha già circa 1800 condivisioni, mi sembra. Mi è sembrata un'idea davvero molto carina. Come sapete, io già al tempo feci un video riguardante ad un ragazzo che ricevette la carta, un bambino malato di cancro, ricevette la sua carta su FIFA per aver sconfitto il cancro, appunto, perché era un grandissimo tifoso di una squadra americana e giocava anche a FIFA, ricevette la sua carta personalizzata per aver sconfitto il cancro. Io feci appunto un video al riguardo e lasciai il link in descrizione per le donazioni di cancro, ed è quello che faremo anche noi oggi, signori. Qui sotto nella descrizione troverete il link per donare ai bambini purtroppo malati di cancro e anche una sorta di campagna di sensibilizzazione, non so se si dice proprio così. Comunque sì, è un'idea che mi era venuta in mente e vorrei provare a farla arrivare alla EA Sports, perché è qualcosa di veramente carino. In più però vorrei aggiungere una cosa, che questa edizione speciale che sia fatta per questo bambino, perché ovviamente non penso che la EA Sports possa fare tutte le copertine dedicate a questo bambino, per un... cioè sarebbe una cosa davvero bellissima e stupenda da fare, però la EA Sports questo non lo farebbe mai mai e poi mai. Perciò avevo pensato magari di fare, di mandare una sorta di campagna di petizione che trovate qui sotto sul mio Instagram, signori, quindi passate tutti sul mio Instagram perché troverete una foto dove dovrete taggare tutti quanti la EA Sports, signori. Dovete farlo veramente col cuore, è una cosa, questa viene dal cuore, dovete andare sotto alla foto e taggare la EA Sports assolutissimamente. La mia idea era questa, di fare una sorta di edizione dedicata appunto a questo bambino, dove tutti i ricavati che si otterranno dalla vendita di quelle edizioni siano donate o regalati, meglio, questi soldi alle associazioni che combattono le malattie contro il cancro, signori. Questa idea io penso sia un qualcosa che comunque sia fantastica, una cosa per dare anche un senso, un aiuto, per far capire che comunque sia siamo una community anche noi. Volevo anche, diciamo, interagire magari con altri youtuber che potevano appoggiare questa idea, perché secondo me è qualcosa che veramente darebbe una smossa alla community, sia riguardo alla community mondiale, perché se riuscissimo a coinvolgere anche degli youtuber internazionali, io per esempio ho come amici XDuttigno e XException, che sono due youtuber da relativamente 300.000 e 500.000 iscritti, proverò a parlare anche con loro per spiegargli la situazione e vedere magari che ne pensano. Io, signori, ve lo dico, secondo me è un qualcosa di carino, è un gesto di cuore che può essere fatto veramente in un modo semplice, con una donazione e magari cercando di far arrivare questo video oppure la foto che metterò su Instagram alla EA Sports. Io vi invito tutti quanti a farlo e... cioè, non voglio costringervi, perché ognuno ovviamente la prende come gli pare. Anche gli youtuber, se qualche youtuber sta guardando questo video, ascoltate il video fino alla fine e se ne pensate qualcosa di... che sia un qualcosa di buono anche voi, perché magari ognuno poi la prende a modo suo, faccia un video oppure commenti qui sotto, oppure che ne so, lo scriva su Instagram, faccia una Instagram story, qualsiasi di voi, taggando la EA Sports, signori. Io spero che questa iniziativa, iniziata da Scuola No Grazie Preferisco il Calcio, che c'ha circa la foto 11.000 mi piace e 18.000 condivisioni, signori, possa essere una cosa che a voi piaccia e praticamente
Ecco, vi leggo anche un commento che hanno lasciato la pagina. Noi vogliamo solamente cercare di far arrivare questo messaggio a tutti, in modo da riuscire a mobilitare anche i produttori del gioco. Chi non crede che ce la si può fare può anche sorvolare questo post. Tante iniziative del web si sono fatte notare pezzi grossi proprio così, signori. Quindi io voglio che tutti quanti adesso fate ciò che vi ho detto. Qui sotto nella descrizione troverete tutti i link per donare per i bambini malati di cancro, ragazzuoli, cosa che farò anche io con i pochi ricavi che si guadagneranno da questo video. Donerò tutto in beneficenza, poi troverete la foto su Instagram. Quindi ragazzuoli, io spero che questo video vi sia piaciuto, lascia un like, un commento, iscriviti se ancora non l'hai fatto. Voglio veramente che questo messaggio arrivi alla eSports, anche se sto parlando in italiano e la eSports capisce solo l'inglese, purtroppo. Quindi ragazzuoli, come sempre, qui dal Bontalox è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto. Tintalox, think different, bella.